Quest'oggi prepariamo la mantecatura del gelato, vediamo come si realizza. Andiamo a preparare il gelato. Sì, andiamo a preparare il gelato. Si effettua la mantecatura del gelato? Si effettua con un abbattimento di temperature. Mettiamo la miscela all'interno, lei provvederà a scendere a meno 20 nella mantecazione e fa la fase di coagulazione pure. Ecco, quindi il nostro gelato è pronto ed abbiamo avuto la crema, l'ice cream alla fragola. Lo puoi pure assaggiare adesso. Il gelato possiamo gustarlo in ogni stagione, non solo in estate. Sì, sì, il gelato si mangia in ogni stagione dell'anno. Purtroppo le culture meridionali sono più abituate nel periodo estivo. Però se noi varchiamo le Alpi e andiamo in Bavaria, il gelato si mangia 365 giorni l'anno. Ecco, poi possiamo preparare tantissime cose, insomma. Si possono fare pure mille gusti di gelato. Tu quanti tipi di frutta conosci? Tantissime. Quanti tipi di creme? Purtroppo noi siamo abituati a vedere mini gelaterie nel sud dell'Italia, però te l'ho detto, se ti sposti un po' dal nostro territorio ci sono delle realtà di gelateria che sono da invidiare. Tantissime poi sono le creazioni che possiamo fare, per esempio con le brioche, con i biscotti, insomma con i dolci stessi. Sì, uguale alla pasticceria, così parallelamente cammina la gelateria e si possono fare tante cose che uno non se lo immagina nemmeno. E poi tra l'altro un'altra cosa importante è che il gelato ha anche un potere, quello di far star bene, quindi basta semplicemente gustarlo e... Tutto il dolce fa star bene, ogni cosa dolce cambia l'umore, come il cioccolato. Ecco, abbiamo le fragoline adesso, un'altra bella creazione, ecco che adagiamo tante piccole fragoline. Su un gelato appena mantecato, eccolo qua, per renderlo ancora più gustoso, perché le cose si mangiano prima con gli occhi e poi con la bocca. E allora mangiamo insieme una fragolina.